Chiara Ferragni, la caduta. Chiara Ferragni, Chiara Ferragni, la caduta. L'orribile caduta di Chiara Ferragni. L'influencer, più influencer in Italia. E il suo compagno Fedez, una caduta orribile, e Chiara Ferragni ha pubblicato un video dove si scusa per l'errore da lei commesso, però ormai c'è una grande caduta d'immagine nei suoi confronti. I contratti pubblicitari si allontanano. Certo, Fedez ha difeso la sua compagna dicendo la mia compagna Chiara Ferragni si è scusata per l'errore da lei commesso, ma i politici mica si scusano. E il fatto è che sono due mondi diversi, quelli della politica e quelli della pubblicità, perché una influencer, i soldi se li mette in tasca, fa la pubblicità e si mette i soldi in tasca. Il politico no. Se Fedez faceva riferimento a Giorgio Meloni, e Giorgio Meloni non è che prende i soldi da un'industria per fare pubblicità, è diverso, sono due mondi diversi, hai capito Fedez? Io ti capisco Fedez e ti voglio bene. Comunque quello che è successo a Chiara Ferragni, per Chiara Ferragni è una tragedia. Come è una tragedia quando accade qualche incidente automobilistico, in un'automobile può essere coinvolta un'intera famiglia, il marito, la moglie e i figli, riportando gravi ferite. La stessa situazione. Ora ci si chiede: si riprenderà Chiara Ferragni da questa orribile caduta? Si riprenderà? E io ritengo che sia molto difficile che Chiara Ferragni possa riprendersi, è molto molto difficile, perché i pubblicitari ci penseranno bene, le agenzie di pubblicità ci penseranno bene prima di stipulare dei nuovi contratti con Chiara Ferragni dopo quello che è successo. Quindi ritengo che Chiara Ferragni non si riprenderà, però ritengo che Chiara Ferragni e Fedez abbiano già tanto denaro, per cui sarebbe bene che Chiara Ferragni e Fedez pensino a come svolgere una qualche nuova attività utilizzando il denaro sì qui guadagnato. Ok cari amici, io sono sempre così, sono così sino a 5 gennaio 2024. Poi mi starà l'ortopedico la situazione, quindi non posso utilizzare la mano destra, capito? Sono molto limitato sul web, perché si fa tanta tanta fatica a scrivere con la mano sinistra, però mi consolo pensando che questo mio nuovo romanzo sta in tutte le librerie, romanzo storico ambientato ai tempi della Seconda Guerra Punica. Ok cari amici, per chi mi conosce bene e per chi non mi conosce, io sono questo signore qua. A tutti tanti cari saluti da
Serafino Massoni.